Sta vomitando. Hola, yes, family. E oggi andremo, io a mangiare il colore nero, cibi di colore nero. E io rosa, slash fucsia. Per colazione ho comprato gli ingredienti di colore rosa e quelli neri li ha comprati Graziana. Ho paura. Una ciambellina color rosa. Secondo le regole puoi rifiutarti e fare una penitenza. Avrai mangio. Ovviamente, perché sono una persona molto buona. Sì, io. A me non piace la ciambellina. Ma che dici? Ma tu veramente? Infatti poi nel video dell'altra volta, non mi ricordo che video, la ciambellina te la sei presa tu. Quindi non la rifiuti. Ma dai, ma ragazzi, ma vi rendete conto quanto la fa tragica per una ciambellina? È troppo dolce. Oh, finisco e tocca a te. Va bene. Che cosa ti avrò preso mai per colazione? Tu sei cattiva, quindi mi avrei preso una cosa brutta. No, però è una cosa che ti aiuta. Vai. Bam. Che cacca? No, che cacca? E questa è la cacca di Zeus. No, è prugna. Ma la prugna è viola. La prugna secca. E questa è nera. Punto. Mangia. L'ultima volta che ho mangiato questi è stato durante il video dove dovevo perdere peso e ha funzionato. Ma comunque sono buonissime le prugne. Sono buone, ma sono sicuro che andrà a finire molto male. Lo so, te le devi finire tutte. Tu sei pazza. Vabbè, dai, non le mangiare tutte, ovviamente. Basta. Male. Secondo round. 3, 2, 1. Taralli. Bellissimi. Taralli neri. Belli, oh. Io questi non li rifiuto perché a me i taralli piacciono molto. Ah, mi dovete dire una cosa nei commenti. I taralli ci sono anche nelle vostre regioni? Li mangiate? Perché solitamente sono della Puglia, quindi io non lo so. Noi quasi tutti i giorni mangiamo taralli. Ma qual parla per te? Tarallino della Puglia. Com'è? Buono. Posso assaggiare uno? No. Perché? Perché il tuo è giallo. Ciao, è rosa. Buona, buonissima. Pronta? Vai. Aiutami, aiutami, vai. Aiutami. Brava, brava. Olè. Yogurt rosa. Cioè? Cioè, non lo so. Non lo so, dovrebbe essere uno yogurt alla fragola. Ma lo rifiuti? No, perché io ho paura di ciò che arriverà. Ho in mente qualcosa che possa arrivare. Perché è rosa e io non lo mangio. It's done. Buono? Sei troppo bravo. Sì, perché sono un signore. Prima o poi mi arriverà la... Mia cara Graziana. Sì. Qui abbiamo un'altra cosa per te. Forse la skipperai e fare la penitenza. Ok. Alza la cloche. Spa. Che cos'è? Bacche rosa. Che sono? Bacche rosa. Ma è piccante. Non lo so, non l'ho mai assaggiato. Ho letto rosa e ho fatto bella. Bacche rosa. Quanti altri turni ci mancano? Non lo so, Graziana. Un bel po'. Rinunci e fai la penitenza? No, perché io lo so, tu che veloce, cosa... veloce. No, ma lo mangi. Lo mangi? Oh, beh, vi devo dire abbastanza invitanti. Ma non quanto Graziana in questo momento. Vai. Vai, facci vedere che mastichi, facci vedere che mastichi. Perché non dobbiamo prendere in giro nessuno qui. Quanto Graziana, quanto schifo da 1 a 10? 18, 21, 24, 27, 15. E pepe, raga. E pepe? Beh, che dire, follettino. Ne valsa la pena? A pensarci di nuovo, ti saresti rifiutata? No, perché so che arriverà la batosta. Ma secondo me ti sbagli. No, perché so che arriverà la batosta. Più rosa di quello non esiste, guarda. Tocca al Pepios. Sì. Per fortuna che comunque anche questo turno, questo round è tosto. La la. Che cos'è? È una bevanda misteriosa. O è caffè o Coca-Cola. Non è che c'è molto da... Vai, tutto ad un sorso. Sì, comunque non lo rifiuto. A cicchetto, vai. A cicchetto? Vai, 3 2 1 Vai. Giù Giuseppe. Giù Che ragazzi. Un attimo che la vado a prendere. La salsa di soia mi hai messo. Volevo parlare del mio pepe rosa. Io sento una certa puzza. Sarai tu. Allora, per questa challenge la sfida è modificata. Cioè? Questo senza guardare. Cioè, lo mangi o no? Ah, non lo so. No, non puoi fare così. Sì. Perché io non so se questi sono viewster o meno. Perché io so che mi arriveranno i viewster, raga. Io lo so. Io mangio. Pure io. 3, 2, 1. Oh, signori! Del bel
riso venere nero. Questa cosa non vale assolutamente, perché ditemi dove vedete questa cosa rosa. Vabbè, ok, ok. Diciamo che non sono propriamente rosa, ma hanno preso un po' di colore durante la cottura, ragazzi, perché non cotti erano rosa, ve lo assicuro. Bugiardone. Sì, sì. Vuoi fare la penitenza? No, me ne vado a casa, perché io sono stancata di fare queste cose. Che buono. Ti odio, però io sono stata più buona con te. Salchetti, sono stato buono fino a mo. Ma in realtà non sono nemmeno male. Il problema è che puzzano tantissimo. Ma niente, anche tu, ma mica mi lamento. Graziana, la regina dei fagioli. Io direi che possiamo passare al nuovo cibo di color rosa che è qui dentro. Sono stato molto buono. Non ti chiedo neanche se non vuoi mangiarlo, perché mi piace. Sì. Ciao campione. Vuoi giocare con noi? Bam! Marshmallow. Dai, sono buoni. Ti sì, piacciono? Ma sono troppo dolci per me. Vabbè, allora ti propongo una sfida. Ogni marshmallow che riuscirai a mettere in bocca, tipo la Choppy Bunny Challenge, sono 10 euro. Quindi mi dai 100 euro. Se te li mangi tutti, e sì. Per... 10 sono. Non penso che ce la fai. Uno. Un Choppy Bunny. Tre Choppy Bunny. Quattro Choppy Bunny. Cinque Choppy Bunny. Sei Choppy Bunny. Eccolo. Ci rinuncia, signori, ci rinuncia! Diciamo che mi sono un po' vendicata per ciò che mi hai fatto al turno di prima. Che cosa hai preso? È una cosa che io non mangerei mai in tutta la mia vita. Grazie, citrullini neri. No, no. Oh, che caro è! Ole! Uova di lompo! Sono uova di pesce! Vabbè. Ma stiamo scherzando. Mangia, forza! Giù! No. Cosa? Non mi mangio questa. Penitenza. Sì. Il tuo migliore amico è Zeus? Beh. Beh, adesso mangi il suo cibo. Dai. Ma scusami. Ti tocca. Dai, Graziana. Ti tocca. Graziana. Ti tocca. E non pensi al povero Zeus che resta senza cibo? Dai, comunque raga, sto facendo questo perché il Pepio si è affascinato dal cibo degli animali. Sì, ma non. Poi ti vai a lavare i denti, perché io non voglio. Ora saprò che cosa prova Zeus. Che schifo. Raga, non lo vedo schifato. Questa cosa mi spaventa ancora di più. Non fanno così schifo. Cioè, che c***o dici? Ti giuro, sono tipo dei frollini secchi. Non male. Ora anche capito per umani. Zeus piaccio. Gliene darò meno a Zeus. Mi fai schifo. Signorina Graziana, questa volta vuole mangiare dei bellissimi licius, che sarebbe un frutto? Non ho mai mangiato in vita mia. Perché è un po' ignorante? No, sono curiosa. Ah, così, guardate che belli. Sì, però è dentro è bianco, quindi non vale. No, vale, vale. Se lo vuoi mangiare con la buccia e tutto? No. Ok. Non lo so. È un misto tra tè alla pesca e... un po' scaduto. Scaduto, sono buonissimi. Io li mangio sempre ai matrimoni di solito. Ecco a lei. Il pepe. Del pepe nero. E come faccio? In granuli. Come me lo mangio? Con la bocca. Non è colpa mia se tu hai voluto scegliere il colore nero. Volevo farvi notare il mio amico Zeus che cosa mi ha combinato la mano. Io non vedo cadere nulla. Aspetta. Cos'è questa? La posa delle foto della prima comunione. Ora è il mio turno. Sì, e non puoi rifiutarti più perché hai perso il tuo gioco. Completamente anche dei pesci. Quindi? Oh. Ma non è nero, Graziana, questo è marrone. Fammi vedere. Ok, però. Cioè. Ma che cos'è tè? Sì, tè nero. No, Graziana, no! No, sì! No, allora. L'hai preso la parte giusta. Perché? Perché dall'altra parte c'è una G. Veramente? La faccio vedere solo a te. Oh mio Dio! Guarda! No, no, non si può! Non si può? Beh, però è un tè. No, vabbè, raga. Perché sarà sicuramente in spagnolo. Oppure è una marca razzista insieme ai tre mulini. Io mi dissocio da tutto! Alla salute. Prego. Tè marrone. E noi siamo amici di tutti quanti. Tranne il signor Tremulini. Questo te fa più schifo di una cosa che fa schifo. Assaggiate, questo fa più schifo dei croccantini di Zeus. Perché quelle ti piacevano, però. Meglio di questo, sicuramente. Ecco. Ma c'è gente che vive questa. Io? È buono. Sei vergognosa. Sì, lei, signorina, può ancora rifiutarsi di mangiare ciò che c'è in questo contenitore. Beh, dai. Senza cocktail. Quella. Ah, ti piace? Sì, c'è un po' di pane. No, tra di mangiare così a crudo. Ma a me è buono, cioè alla fine è come se mi schicca il ketchup e maionese. Prendi un bel cucchiaio. Cioè a me fa schifo mangiare tipo il ketchup alla maionese così.
Buonissimo. Sento tipo un pacco di patatine. Pacco regalo. Quindi secondo me sarà roba buona, ma tanto che ci frega perché non posso più rifiutare. E infatti. Ma il pane nero! Sì! Ma da dove l'hai preso? Dal super! No, vabbè! Raga, posso dire una cosa? È più contento del pane nero che del mio regalo di Natale. Vero! Come vero? No, il tuo regalo di Natale mi è piaciuto molto, lo uso tutte le sere. L'ho trovato e l'ho visto. Che cambia? Pure l'interno è nero! Grazie. Comunque, bene, pane normale. Eh sì, lo so. Tocca alla Graziana. E anche questa volta sono stato buono, perché io, a differenza tua, sono sempre buono. Mm. Prego. Vabbè, c'è da dire che io c'ho il jolly da giocare, eh? Wilson! Buono, buonissimo! Fino all'ultimo! Fino all'ultimo! Buono, buonissimo! Wilson con la Nutella! Te li puoi mangiare tu. Guardate, c'è sorto di Wilson, che sempre chi è? Lo vuoi? Assolutamente no. Vuoi Wilson? No. Penitenza. Chiudi gli occhi. Che cosa è? Solitamente questa cosa qui va a finire su Graziana. Ma cos'è? Siccome questa volta sono buono, puoi aprire gli occhi. Ho capito, ho capito. Lo sapevo. No, Graziana, non ti preoccupare, lo perché so. Oggi non verrai. Che schifo, lo bevi? Lo bevi. L'uovo crudo? Sì. Ma sei impazzito? Come Rocky Balboa. Dai, che schifo, ma devo vomitare. Ma siete il cibo dei cani, vabbè. Per la Yos Family. Tu lo sai che io lo vomiterò questo. Vabbè, lo so. Sei consapevole. Lo so, però io mangio il cibo per cani, quindi ci sta. Cioè, sembra che ci sta una pallina. Tu sei una pallina. Guarda. È una pallina, in realtà. Musica di sottofondo, per favore. Ta-da-da. Che schifo, sta correndo, signore, in bambina! Sta vomitando. Ostriche e champagne! E Graziana, vomita! Ci vediamo mercoledì con un nuovo prank.